Era l'11 giugno del 2008 quando una esplosione cambiò le vite di sei famiglie, quando sei operai morirono uno dietro l'altro nel tentativo di salvarsi la vita a vicenda. Ad ucciderli le esalazioni tossiche che vennero fuori da quel depuratore nella fase di pulizia. A distanza di 3 anni, conclusa la requisitoria al processo per le sei morti sul lavoro, arrivano le prime richieste di condanna. 28 anni e 4 mesi in tutto chiesti dall'accusa per i 7 imputati. Si è infatti conclusa ieri davanti al Tribunale di Caltagirone la requisitoria del PM Sabrina Gambino, durante la quale ha chiesto 8 mesi per il sindaco di Mineo, Giuseppe Castania, ritenuto colpevole in misura minore rispetto agli altri 6 imputati. 4 anni sono stati chiesti per l'allora assessore comunale ai servizi pubblici, Giuseppe Mirata. 4 anni e 8 mesi per il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, Marcello Zampino. 4 anni per l'addetto al servizio del depuratore, Antonio Catalano. 3 anni per il responsabile del servizio di prevenzione, Giuseppe Virzì. Pene più severe, invece, con l'ipotesi di concorso in omicidio plurimo, sono state chieste per il titolare dell'omonima azienda di espurgo di Ragusa, Salvatore Carfì, e per il capocantiere della ditta, Salvatore La Cognata. 6 anni a testa.